Bene cari amici, eccoci qui con un'altra puntata con Don Chisciotte e i mulini a vento, trasmissione condotta dall'amico Don Chisciotte, l'amico Alfredo Stori, da Bologna o di Bologna, come si suol dire, e questa è la seconda puntata di quest'anno, non mi ricordo il numero della puntata, però diciamo che è la seconda di quest'anno. Partiamo subito con la rassegna stampa in modo da lasciare poi spazio subito all'informazione, ai commenti e a quanto c'ha da dire l'amico Alfredo. Allora, iniziamo subito con le trivellazioni. Sapete bene che la Consulta dice sì al referendum, però il governo è al lavoro per disinnescarlo questo. Il quesito è per dare tempi certi e non infiniti alle concessioni. Emiliano ha detto che è una vittoria della democrazia, i fonti della maggioranza renziana al Fatto It dicono intervento per impedire il voto. Comunque Palazzo Chigi nega, come al solito. Ammissibile per la Consulta, sconveniente per il governo che subito si è messo al lavoro per disinnescarla. Insomma, il referendum scusate, antitrivellazioni dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale preoccupa e non poco Matteo Renzi. Fonti interne alla maggioranza, consultate dal fattoquotidiano.it, parlano di Palazzo Chigi pronto agli interventi in extremis per impedire il voto sulle ricerche di petrolio. Capo del PPE, Italia Unione Europea, il PPE dice Renzi mette a rischio la credibilità dell'Europa a vantaggio del populismo. Il presidente dei popolari dice quando vediamo che Roma non è disposta ad aiutare la Turchia se non in cambio di una contropartita, questo va a svantaggio dell'Unione Europea. Il PD comunque difende il Premier dicendo sappiamo che preferivano l'Italia di Berlusconi. Gruppo Movimento 5 Stelle a Parma, caccia al consigliere dissidente, è sempre contro la maggioranza di Pizzarotti. Mauro Luzzo, che da mesi attacca il primo cittadino per le sue posizioni critiche rispetto ai vertici, passa così al gruppo misto, pur continuando a far parte del Movimento 5 Stelle. L'operazione è stata possibile in base al regolamento varato con il nuovo statuto comunale. La replica è stata che deve decidere lo staff e Pizzarotti dice abbiamo scritto al direttorio, ma loro hanno sempre preso tempo. Passiamo a altre due notizie. La Gran Bretagna, stretta di Cameron, che va verso il divieto a velo integrale. Appunto Cameron sta studiando norme contro radicalizzazione nelle scuole. La stretta del governo conservatore, da ottobre le donne che arriveranno nel Regno Unito per ricongiungimento familiare dovranno dimostrare la conoscenza dell'inglese. E ora si pensa all'obbligo di non coprire il capo in uffici pubblici e al momento dei controlli alle frontiere. Gli insegnanti poi dovranno controllare e segnalare comportamenti anomali degli studenti. E per finire, Ilva, il governo nomina un nuovo direttore generale, un condannato per il rogo della ThyssenKrupp. E rischia il carcere. I commissari hanno scelto Marco Pucci, il riconosciuto responsabile di omicidio colposo per la morte dei 7 operai a Torino, condannati in Cassazione a 6 anni e 10 mesi in attesa di ricalcolo della pena. Comunque c'è una grande polemica attorno a questo fatto. Ci credo che c'è polemica, no Alfredo? Cosa dici? Direi proprio di sì, perché qua per in Italia per risolvere i problemi ai delinquenti li si promuove sul campo in modo da evitare conseguenze disastrose per gli stessi, caro Rosario. L'Italia certamente. è così. È l'Italia, è il popolo, io popolo con voi, come si vuol dire, no Alfredo? Sì, è il popolo che comanda.
Comunque, finisce qui la rassegna stampa. Ho occupato proprio pochi minuti, 5 minuti, come vedi sono le 22.05, certo, qui a radiosaiuz.it. Dicevamo, facciamo un attimo la pubblicità al tuo blog, caro Alfredo. So che tu ci tieni perché ci stai lavorando molto attorno a sto blog ed è giusto che sia così. Dovete sapere, cari amici, che l'amico Alfredo ha aperto un blog finalmente, perché si è deciso, perché una volta ce l'aveva quando facevo le vecchie trasmissioni, poi l'aveva chiuso, si sa perché, esatto, ma passato, vabbè, è andato in cavalleria, come si deve dire. E comunque adesso ha aperto questo nuovo blog che vi consiglio caldamente di andarlo a vedere e di scrivere ad Alfredo per farvi sapere, per fargli sapere insomma cosa ne pensate. Per il momento il blog riporta il player di Radio Saiuz, ma fra non molto anche l'amico Alfredo avrà una radio territoriale, radio di città, vogliamo chiamare così, Alfredo? Cosa dici? Sì. Ecco, sì. Radio Reno, giusto? Radio Reno è Web. Una radio che nasce lungo il corso del Reno, a Casalecchio, infatti Casalecchio è diviso da Bologna, dal Reno e dal ponte sul Reno. L'ho chiamata così perché amo molto questo paese da cui, in cui vivo da diversi anni e che non vorrei cambiare per nessun altro motivo. Quindi Radio Reno. Poi, caro Sanzo, ricordiamo anche che sempre dalla stazione di Bologna, non quella ferroviaria, ma questa casalinga mia di Alfredo, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì trasmetto un notiziario un po' particolare che riguarda la città di Bologna, di Casalecchio, comunque zona limitrofa. Parliamo di Treviso, giustamente, perché Radio Saiuz è il fiore all'occhiello di questa città meravigliosa che devo ancora visitare, e quindi un notiziario molto casalingo, perché credo che sia necessario, oltre alla visione completa del mondo, anche una visione particolare del proprio ambiente. E poi sarà inserito dentro al blog di cui ha parlato l'amico Rosario e i notiziari saranno poi inseriti in questo contesto. Come vedete è un po' cambiato lo scenario, sono tornato a casa come Don Chisciotte, infatti vedete alle mie spalle il mio castello e i fantomatici mulini a vento che ho reso famosi proprio per la mia follia personale. Quindi abbiamo iniziato questo anno con delle novità, oltre la trasmissione anche novità visive, poi ci saranno altre novità con il proseguo dell'anno. E inizio, caro Rosario, le mie elucubrazioni. Rosario, vabbè, spero che Rosario sì ne ho ti sotto e avevo chiuso il microfono, ho detto puoi iniziare 22.09 in questo momento, può capitare anche in regia questo 22.09, ricordiamo ai nostri amici che a metà trasmissione manderemo il brano musicale. Ricorda sempre anche sotto licenza telefono, Creative Commons, già che ci sei, anche la chat, in modo da certamente sul sito radiosaiuz.it potete trovare la chat e dove potete fare domande, potete intervenire in diretta, non ci stancheremo mai di dirlo, potete comunque scriverci, potete telefonarci in 04 22 16 26 622 il nostro numero di telefono, oppure potete fare quello che volete, insomma importante che se volete sentirci siamo qua. Esatto. Ricordo anche la mia mail alfredo@radiosaiuz.it per Perfetto. Chi vuole contattarmi e specialmente per darmi così dei suggerimenti per il blog che stiamo costruendo giorno dopo giorno.
Cominciamo, questa volta le notizie non sono delle migliori. E l'altra volta vi ricordo che abbiamo parlato di cyberbullismo e di bullismo in generale, utilizzando un sapiente articolo di una psicoterapeuta che logicamente ha, con la sua conoscenza, le sue capacità, suddiviso le colpe di questa realtà drammatica, non solo sui ragazzi, ma anche sui genitori e sugli stessi insegnanti, che non sono più in grado di percepire le difficoltà dei ragazzi stessi, di percepire i pericoli che sono nascosti nell'utilizzo dei sistemi informatici, che adesso ormai si sono ridotti per i ragazzi quasi esclusivamente il cellulare, che ormai fa tutto, manca solo che faccia il caffè e alla mattina quando ci si sveglia. E quindi ha aperto un argomento molto interessante e molto drammatico, come abbiamo visto anche negli ultimi giorni. E quindi ritorniamo a parlare di questa realtà allucinante, perché in Italia aumentano in continuazione i reati, ma la legge, come sempre, ferma la Camera. Possiamo, diciamo con cattiveria, emanare delle leggi banali e stupide, o comunque di protezione di certe frange di deputati, in 448, come si dice. Invece le leggi molto importanti che vengono a difesa del cittadino e in soccorso del cittadino stesso vengono palleggiate alla Camera come fossero partite di ping pong, e senza mai riuscire ad arrivare al capolinea. Infatti la drammaticità di questi eventi di bullismo e cyberbullismo sono allucinanti. Me ne sto accorgendo in questi giorni, leggendo questi articoli, documentandomi, e mi fa paura. Ringrazio che i miei figli ormai sono vicino ai 30, e quando erano giovani queste cose non succedevano, non era ancora venuto l'evento del cellulare e delle problematiche telematiche, ma non ha nessuna importanza, il problema rimane, e tanti genitori e tanti ragazzi, come abbiamo visto, genitori che piangono e ragazzi che si suicidano. Infatti, secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, che è quello che ci consente di valutare in maniera corretta il fenomeno, tra i ragazzi che usano cellulari e internet il 5,9% ha denunciato di aver subito ripetutamente azioni vessatorie tramite SMS, mail, chat o social network come Facebook. Sono più le vittime le ragazze del 7,1% contro il 4,6% dei maschi. E certamente è stata disposta una legge, e dopo l'approvazione del Senato attende la calendarizzazione, brutta parola, a Montecitorio, cioè nell'impegno di litigare, di insultarsi, di fare casino all'interno di un'istituzione sacra come il Parlamento, non si ha tempo di inserire una legge per la salvaguardia dei nostri figli. È una cosa allucinante ed estremamente vergognosa. Comunque, almeno il social network ha preso delle iniziative, le misure anti-bully sono state fatte sia in Facebook che in Twitter, che sono i due social network che interessano di più a livello di questa orribile abitudine.
ma sono storie allucinanti comunque. Per esempio, il 4 c'è stato un ragazzo di 26 anni, l'altro giorno, l'altro scorso settembre, che si è impiccato al secondo piano di casa dopo un lungo periodo di depressione. Sapete perché? Fu chiuso a forte in un bidone, poi costretto a indossare un sacco dell'immondizia, denigrato, insultato al lavoro e in strada. Questa è la realtà del bullismo, cari amici. Al di là delle denunce del fascicolo aperto dalla procura, il problema è che in quei momenti sono scattate foto e girati video. Il materiale poi, come sempre, viene postato su Facebook. Il 4 gennaio in America un sedicenne si è tolto la vita dopo aver subito anche lui atti di bullismo sui social network, con abusi, insulti, minacce. Cioè, la procedura di questi delinquenti poi in definitiva è sempre la stessa, è un leitmotiv che si ripete all'infinito. Oggi, dice questo ragazzo, questo sedicenne, i bulli non ti spingono in un armadietto, non ti aspettano dietro un angolo fuori dalla scuola, ha scritto qualche giorno fa il fratello proprio di questo ragazzo su Facebook, ma si nascondono dietro profili anonimi e usano i social network per insultare e denigrare queste persone. Sì, una volta anche alla mia età o all'età dei miei figli esistevano i bulli, no? Su questo non posso negarlo, però era un bullismo un po' all'acqua di rosa, al limite era uno scontro fisico fra ragazzi e molto molto meno fra ragazze. Adesso la cosa è molto più terribile, è molto più dolorosa, perché non si viene toccati fisicamente, a cui uno può reagire, ma si viene toccati nella propria dignità, nel proprio amor proprio, e vengono messi in piazza le proprie storie, le proprie situazioni. Nel 2013 una quattordicenne in provincia di Novara si è uccisa buttandosi dal balcone di casa perché semplicemente risultava su era stato postato su il social network una sua foto in cui è un video, scusatemi, che la ritraeva ubriaca a una festa. Questo video, come sempre, diventa virale. È una cosa che non riesco a capire. Ne parlavo l'altro giorno proprio con Rosario. Uno fa una volta una foto un po' strana, un po' osé, eccetera. E subito migliaia di persone accorrono come lupi affamati su questa foto. È allucinante, forse perché ragiono da vecchio e non da giovane. Infatti questa ragazza, Carolina, aveva lasciato poche righe, ma molto importanti. Le parole fanno più male delle botte, ma è questo il discorso che facevo prima, tra un confronto tra il bullismo di una volta, che era puramente fisico, e il bullismo di adesso, che è molto più strisciante e più doloroso. Ma a voi non fanno male, siete così insensibili. L'ultimo caso invece è avvenuto a Pordenone, purtroppo questo lo conosciamo, cioè perlomeno tutti ce lo ricordiamo, perché è avvenuto pochi giorni fa e ha colpito molto l'attenzione del pubblico, dei genitori. È successo a Novara e una ragazza di 12 anni faceva la seconda media, e se non erro, sì, esatto, ha tentato il suicidio buttandosi dal balcone. In America, che come sempre è la patria dove iniziano queste storie più che altro,
viene chiamata un'epidemia silenziosa, che internet ha reso ancora più nascosta. È una definizione molto importante, perché in questo termine silenziosa si parla del sottobosco, delle cose fatte di nascosto, dei profili anonimi che ci terrorizzano ancora di più. E il bullismo in Italia, comportamenti offensivi violenti tra i giovanissimi. Questo è il rapporto dell'Istat, come dicevo prima, i ragazzi sono il 5,9 che usano cellulari internet e le vittime sono sia ragazze sia ragazzi. Il periodo di maggiore frequenza come età di questa malaugurata e devastante epidemia avviene dai 14 ai 17 anni, perché innanzitutto quasi 9, basta girare per strada, si vedono i ragazzi, e quasi 9 ragazzi su 10 hanno un cellulare che permette di entrare in internet, cioè smartphone, e quindi 2 ragazzi su 3 poi ritengono che il cyberbullismo sia un fenomeno in crescita. Purtroppo, come dicevo all'inizio, essendo ancora bloccato alla Camera la legge, in Italia non c'è assolutamente una legge che possa salvaguardare questi reati. Secondo la Polizia Postale, che è quella predisposta per i controlli della comunicazione, in Italia nel 2015 ci sono state 6 denunce per stalking, 36 di diffamazione online, 18 per ingiurie, 16 per molestia e 59 per furto di identità digitale. Quindi, diciamo, il rapporto tra le denunce e la realtà italiana è estremamente distante, perché queste denunce, quel numero di queste denunce fa quasi sorridere pensando alla realtà in cui viviamo. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, la legge è ferma alla Camera, è passata al Senato, è ferma alla Camera ed è assegnata alla Commissione riunite di giustizia e affari sociali, e cerca di mettere delle limiti a questo devastante fenomeno, mettere dei paletti in modo da controllarlo. Infatti questa legge definisce il fenomeno di cyberbullismo, regola la rimozione dei contenuti offensivi dalla rete, stabilisce quando debba intervenire il garante della privacy. Una cosa da dire: i social network si sono già mossi ancora prima della legge, e basta segnalare per Facebook il cyberbullismo è un tema prioritario addirittura, e questo fa onore, che l'obiettivo è di trovare un giusto equilibrio tra le necessità di garantire la possibilità di esprimersi da una parte, ma anche tutelare tutti gli utenti e specialmente i giovani, che sono più impreparati sono più impreparati a questa inoffensiva. A dicembre, questo è stato detto da Laura Bononcini della Head of Public Policy di Facebook Italia, e che ha addirittura l'azienda di Zuckerberg, quella che ha creato Facebook, ha una procedura per la rimozione dei contenuti. L'utente potrà segnalare a Facebook qualsiasi tipo di contenuto, video, foto, post e commenti, in modo da proteggere chi viene colpito. Questa è una notizia importante, una notizia
che è un po' il proseguo della notizia dell'altro martedì, e volevo concludere comunque a te anche, Rosario, perché ho fatto una tirata di quasi 20 minuti, ma ritenevo che l'argomento fosse molto importante. È importante, sì, interessante anche perché comunque sto fatto del bullismo, insomma, è sempre esistito il bullismo, Alfredo. Cioè, non certo, è una cosa che scopriamo adesso, non è l'acqua calda. No. Solo come dicevo, è come prima, si affronta, Rosario. Perché oggi affrontiamo tutto con le cose così, con psicologia. Oggi addirittura a scuola i ragazzi, se si comportano male, sono i genitori che vogliono picchiare gli insegnanti se mai richiamano, esatto, i ragazzi. Cioè, una cosa ridicola. Cioè, è cambiato tutto, hai capito? Quindi non è come una volta. Quindi restiamo sempre su questo discorso. Secondo me chi fa bullismo è uno stupido, non può essere altrimenti, insomma. No, però se esiste, io direi più che altro ai ragazzi, insomma, ragazzi, difendetevi, rifiutate questo bullismo. Una volta, Rosario, quando eravamo giovani noi, come dicevo, esisteva il bullismo fisico, e si finiva tutti in una bella scazzottata e il problema era risolto. Adesso è diventato estremamente difficile questo fatto, perché la gente si nasconde, vigliacca. E infatti mi ricordo una frase di, io credo, di Platone, in cui già migliaia di anni fa definiva la teoria dell'invisibile. Se l'uomo fosse invisibile sarebbe malvagio, per definizione. È una realtà che si è evidenziata oggi, perché dietro ai cellulari, dietro ai computer, dietro ai profili anonimi esiste l'uomo, un ragazzo invisibile che dà sfogo alla propria aggressività in maniera allucinante. E si ripetono le parole di Platone. Sai cosa mi viene in mente, Alfredo? Se ti ricordi, sì, quando stiamo parlando di qualche anno fa, non diciamo quanto. Quando usavamo il CB, non ti ricordi quelle lice trasmittenti di 11 metri, eccetera? Che c'era un sacco di gente che mandava le portanti per disturbare le famose ruote, le chiacchierate, no? Ecco, una cosa del genere, una persona che si nasconde dietro qualche cosa. Cioè, all'epoca c'era la lice trasmittente, il baracchino, sui 11 metri, a 27 MHz. Oggi ci sta internet, c'è la rete, tante cose, però. Cioè, come da quello che vediamo è sempre la stessa cosa, è proprio l'essere umano che è fatto male. Sì, 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 è l'essere umano. Quando si pensa di essere invisibile, quindi di non essere scoperto, scatena la propria malvagità. È allucinante, è allucinante, perché purtroppo si constata, come tu hai detto giustamente, che l'uomo è proprio così di natura, non è che siano delle novità, sono modificati i mezzi, quello sì, però il succo del discorso è rimasto uguale. Quindi Alfredo, cioè, non metteremo mai fine a questo discorso, insomma. No, mai, questo è vero. Io sono pessimista su queste cose, perché no, l'uomo, l'essere umano è maggiormente è maligno, è cattivo, quindi questo indubbiamente è proprio quindi nella sua natura. Cambiano gli anni, cambiano i mezzi, cambiano i modi, ma è sempre lo stesso. Il filo è sempre quello: il succo del danneggiare qualcuno, cambia. Far del male a qualcuno. Invece sarebbe così bello poter vivere in pace, ma questo è allucinante, non è possibile. Scusate se ripeto sempre la parola allucinante. Però mi leggerò questa settimana il dizionario dei sinonimi, dei contrari, a meno avere qualche nuovo nome. Caro Rosario, penso che
Sono le 22:30. Una musichetta ci starebbe bene. Io diressi quasi quasi di sì, diressi. Okay, sto parlando come quando faccio la trasmissione il lunedì. No, cari amici, scherzo a parte. Adesso manderemo un bellissimo brano. Vi ricordo che i brani che mandiamo sono sempre tutti rigorosamente sotto licenza Creative Commons, quindi liberamente scaricabili, ascoltabili, passabili, eccetera. Questa è una delle più belle licenze che esistono al mondo. Ovviamente, se vi piacciono questi brani, andate a visitare il sito di giamendo.com, trovate l'artista e se volete potete anche mandargli un audio. Guardate, confermo le parole di Rosario, è già tanto tempo che mi parla di Giamendo e proprio adesso, dovendo realizzare una radio diciamo autonoma qua in Bologna, sono andato un po' a curiosare e ho trovato delle cose fantastiche, veramente fantastiche. Bene, okay. Allora, il brano di questa sera è di Ellie Farris, è scritto Farris, non so come si pronuncia, okay. Il brano si intitola Talk to Me, questo almeno qualcosa lo so dire. Anzi, e mando anche titolo per chi ci guarda sulla web tv, si può andare a leggere sia chi lo esegue e il titolo del brano, in modo che potete farvi una ricerca, perché è molto molto bello sto brano e quindi potete cercarvi anche altri brani di questo artista, di questo autore. Mandiamo subito il brano. Say what you want to me. Don't leave me wondering what's in your mind. Walk with me, let all your thoughts go free. Open the lock with me and see what we find. Talk to me, just tell me everything. We don't have anything left to lose if you just talk to quiet nights. I wish you'd call me up, say you've had enough, wanna start making up for lost time. Talk to me, don't make me wait to see if you might choose to leave this all behind. Talk to me, say what you feel.
Molto bene, cari amici, eccoci di ritorno. Bellissimo brano, come avete potuto ascoltare, di Elly Ferris, Talk to Me. Quindi andatelo a cercare questo brano, troverete altri brani di quest'artista. E chi fosse piaciuto, ovviamente, chi ci ha seguito sulla web TV, ho messo in sovrimpressione sia l'attrice, chi la canta e chi la segue, e il titolo del brano con il link con l'immagine del CC, cioè dalla licenza Creative Commons, perché vi ricordo che i nostri brani sono rigorosamente sotto licenza Creative Commons. Allora, vi dicevo all'inizio che non mi ricordavo la puntata. Questa è la 36esima in generale come puntata e la seconda del 2016. Caro Alfredo, io a questo punto alle 22.35 passerei la palla a te e vediamo cosa hai da dire, tua discolpa sulle altre cose. Sul mio discolpo poco da dire, sono pieno di colpe. Però direi una cattiveria, perché io sono cattivo proprio geneticamente. Se per il cyberbullismo non si risolve assolutamente nulla e si rimanda tutto e si calendarizza, una parola difficilissima, mi saltano via i denti, cioè non c'è un buco dove inserire questa risoluzione di legge, invece per il canone RAI 2 minuti è tutto risolto. Canone RAI è un argomento interessante che leggo sul MSN Money. Addio bollettini, ecco chi deve pagare con la bolletta elettrica. Siccome siamo stati per una vita, forse i nostri padri e i nostri nonni erano molto ligi nel pagare il canone, questo non lo metto in dubbio. Poi negli anni 70-80 ci siamo rotti le scatole e non abbiamo più pagato il canone. E promettevano, ma scusa, Alfredo, perché pagare un canone? Cioè, noi pagavamo un canone quando la RAI non mandava pubblicità, cioè nel senso che mandava solamente, ma cioè tu ti vedevi un film per intero, insomma, poi dopo la pubblicità semmai andava all'inizio e alla fine, se ben ti ricordi, no? Poi dopo hanno cominciato spalmare pubblicità su tutti i programmi, come facevano, come fanno le televisioni private, ma mentre le televisioni private non hanno un sostegno da parte dei cittadini economico, e debbono, quindi è giusto che devono mantenersi, mettere la pubblicità, la RAI non trovo giusto che faccia una cosa del genere. Quindi volete che vi paghi il canone? Benissimo, togliete tutta quella marea di pubblicità che ci riempite la testa di quelle stupidaggini lì. Volete mandare due spot pubblicitari? Mandate all'inizio, mettiamo casa, fanno un film, mandano in onda un film, all'inizio del film e alla fine del film, e mandano la pubblicità. Basta. Se ci sono aziende che vogliono fare pubblicità sulla RAI, come facevano una volta, continueranno a farlo. Però non mandateci ogni 10 minuti, ogni quarto d'ora, 20 minuti della pubblicità sui film. Questo lasciamolo fare alle televisioni private, perché la RAI prende il canone. Se no, altrimenti non paghiamo il canone e fate come le televisioni private. Scusa l'intervento, vai. No, hai perfettamente ragione, ma non è solamente il problema dei film, che i film ormai sono standardizzati. No, ma io ho fatto l'esempio, scusami Alfredo, ho fatto l'esempio del film per mandare una cosa in onda, ma può essere uno spettacolo, un talk show, ma qualsiasi cosa. Tu avrai notato che più gli spettacoli hanno uno share alto, cioè un ascolto molto molto alto, più mandano pubblicità. Addirittura dopo 5-6 minuti si ripetono le pubblicità. È una cosa veramente vergognosa. Ma mi fermo un attimo per dire una battuta. Proprio l'altro giorno su Facebook, ammetto, a 70 anni sono malato di Facebook. Anch'io. C'era un post molto divertente che metteva la piaga, il dito nella piaga di un problema di ripetizione di film, cioè ci sono certi film, per esempio i film divertenti di Bud Spencer e Terence Hill, che li ripetono in continuazione, in cicli ininterrotti, ma anche altri film
vengono ripetuti anche alla distanza di qualche giorno. Allora un mattacchione ha detto: voi continuate a ripetere vecchi film e noi invece del bollettino vi mandiamo una fotocopia del bollettino, tanto i film sono sempre gli stessi, e mi sembra anche giusto. Comunque, ritorniamo a bomba, all'argomento canone Rai, perché come saprete tutti ormai verrà pagato tramite i bollettini della luce, quindi una violazione allucinante della libertà individuale. Spero che i partiti che inneggiano la libertà si ribellino. La bolletta elettrica di luglio, quindi il prossimo luglio, addirittura sarà gravata di 70 euro di costo legato al canone della RAI. Sarà la prima tranche di pagamento del balzello, ed è proprio giusta la parola balzello, cioè una cosa che sta molto di illegale, sta molto, che la stabilità ha fissato in 100 euro per il 2016 rispetto agli anni scorsi. Vi ricordate, chi ha pagato costava 113 euro e mezzo. Mentre poi a partire d'agosto, sì, una parola per me orribile, scusa se l'hai detta anche prima tu, spalmeranno, verranno distribuiti il rimanente debito, i 30 euro, che saranno dovuti saldare in quell'anno mese per mese. Quindi scatterà dal 2017 la versione definitiva. Il canone sarà pagato in 10 rate da 10 euro l'uno. E fin qua, se vogliamo pagare balzelli, bella questa parola scattante, li pagheremo, perché se no ci tagliano la luce. In uno Stato che è già delinquente per se stesso, addirittura si arriva anche al ricatto. Ma non è una cosa eccezionale. E quindi la novità, anche perché, e questo dobbiamo dirlo, a onor del vero, la verità deve essere detta, la RAI è la Cenerentola d'Europa per l'evasione alla tassa del canone. Siamo un po' birichini, diciamo, cerchiamo di essere furbetti, ma questa volta abbiamo ragione, per quel motivo che hai detto tu, Rosario, proprio perché loro prendono il lusco e il brusco, come si dice, prendono con la destra i soldi da noi e con la sinistra i soldi dalla pubblicità. La novità principale sul canone riguarda proprio il conto totale e il modo di pagamento. Nessuno in questi giorni si deve aspettare il tradizionale bollettino con cui facevano poi pubblicità in televisione. Ma ti immagini quanti soldi risparmiati di bollettini da spedire, di lettere da spedire alle famiglie? Siamo d'accordo, questo no, sì. No, dico questo... così, no, non sto giustificando, per l'amor del cielo. No, sì, ho capito. Però capito. Pensavo, sai, arrivi in ogni casa, arriva un bollettino, insomma, come minimo, no? Sì, o se no si va dal tabaccaio, però lo devi sempre pagare, il servizio. No, cioè, e poi dopo l'altra cosa, loro dicono, beh, ma non cacci tutti i soldi insieme, insomma. Mm-hmm. Sto facendo l'avvocato del diavolo, Alfredo. No, io invece farei il diavolo proprio. Infatti, c'è da fare un discorso che deve essere legato a un contratto di fornitura. Quindi, chi va ancora con la candela può guardare la televisione gratis, pedalando. Scusami, se va con la candela come fa a guardarsi la televisione? No, ma c'è la famosa dinamo a pedale. Ah, sì, hai ragione. Che si vede in certi film.
perché deve esserci la presenza di un contratto di fornitura dell'energia. No, perché mentre prima, se due persone abitavano nella stessa casa, arrivava tutte e due il canone. Lo sai, no? È vero, sì, certo, certo. Cioè, si paghi, perché sostanza, se due persone non facevano parte dello stesso nucleo familiare però abiti la stessa casa, un televisore, due canoni. Adesso invece è cambiata la legge. Innanzitutto c'è, si viene a pagare dove c'è la residenza anagrafica della bolletta elettrica, in cui, essendoci una bolletta elettrica, si presume che ci sia anche una televisione. Ma io faccio un altro discorso: con la schifezza che mandano in video, molta gente, questo è vero, ha rinunciato alla televisione, proprio non per problemi economici, ma per problemi culturali, proprio perché le cose che vengono mandate in onda, specialmente i talk show, politici o no, finché sono i film, il discorso è diverso. E allora bisognerebbe fare come in America, fare i canali televisivi a pagamento, uno paga X, però riceve il film che gli pare, e fin lì è giusto. Quindi abbiamo detto che dove c'è una bolletta elettrica ci deve essere un televisore. E questa legge però riguarda solo le prime case, quindi sarà una questione abbastanza dura. Il canone mensile, come abbiamo detto, anche qui è una bella cosa, perché anche questo è ridicolo, ma siamo in Italia e tutto fa ridere. Il canone da 100 euro è stato diviso in rate mensili quando le bollette elettriche sono generalmente bimestrali. È un mistero della matematica questo, quindi bene, grandi... Alfredo, è comunque benzina, anche se bimestrale, comunque se ogni bimestre paghi 20 euro. certo, questo è vero, come le bollette della DSL costano 20 o 30 euro ma la bolletta è di 60 circa. Ma è un articolo molto divertente, perché poi ci poniamo anche una domanda: quali, e questo credo che anche tu una volta me ne hai parlato, l'elenco degli apparecchi in possesso che generano l'obbligo di versamento del canone. Bravo. Una volta fui convocato... un attimo, ma oltre a questo tu stavi dicendo che questo fatto vale per la prima casa. Allora, certamente, se uno ha due case e quindi ha due, ha due contatori, paga due forniture elettriche. Ecco, questo è anche questo uno dei misteri della scienza, perché loro dicono che viene pagato solo sulla prima casa, ma come fanno a sapere poi che dovranno fare un controllo? Il famoso, ecco, nasce il famoso controllo incrociato. Ma sono capaci di farlo? No, con l'IVA non sono mai riusciti a farlo, con la finanza. Speriamo che ci riescano qua. No, perché qui dietro, comunque, secondo me, i gestori di diciamo fornitori di energia elettrica ci lucreranno. Perché metti caso, perché questo è importante, perché metti caso che ho due case, una al mare, ok, e una in città dove vivo. In città ho la fornitura da Enel, ok, al mare ho la fornitura da un altro gestore, da un altro fornitore. Come fanno, giustamente, hai proprio ragione, I due fornitori si parleranno? Ma io guardo, per esperienza ti dico di no. Lascerà un bel caso, vedrai che ci sarà un bel caos all'inizio. Comunque, per finire il discorso, cari amici, vuole, anche perché ormai siamo alle 49, oggi è stata una giornata tosta proprio,
scusate, leggo che in Giappone è morto l'uomo più vecchio del mondo. Vabbè, c'ho ancora delle possibilità. Con nota del 22 febbraio del 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, ha precisato cosa intendersi per apparecchi atti o attendibili alla recezione delle radioaudizioni. Esiste proprio una disposizione. In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la recezione del segnale terrestre o satellitare di ridiffusione, di radiodiffusione dell'antenna televisiva. Adesso, se voi cari amici avete un attimo di pazienza, vi leggo un estratto di questa tematica, perché è interessante. Allora, tipologia di apparecchi atti alla recezione: ricevitori di TV, ricevitori di TV fissi, portatili e per mezzi mobili, ricevitori radio fisse, radio portatili, quindi nella TV c'è anche inserita la radio, il canone della radio, ricevitori radio per mezzi mobili, terminali d'utenza per telefonia dotato di ricevitore. Invece, tipologia di apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione: videoregistratori dotati di sintonizzatori TV, chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio e TV, scheda per computer dotata di sintonizzatore radio e TV, decoder per la TV digitale terrestre, ricevitore radio TV satellitari. Infine, tipologia di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della radiodivisione, quindi tutte quelle che non hanno questi marchingegni per ricevere la radio e la TV: monitor per computer, PC senza sintonizzatore TV, casse acustiche, videocitofoni, potrebbero anche inserire altre cose. Avete capito, amici miei? Quindi state attenti. Attenzione a che videocitofono vi mettete. Allora, cosa succede? Ecco, per finire la serata in bellezza, cosa succede a chi aveva intestato una linea elettrica ante riforma del canone ma non lo pagava? La presunzione di detenzione di cui la nuova legge di stabilità opera a partire dal 1 gennaio del 2016. Come funziona per le seconde case? Se pago già nella bolletta della prima casa, devo avere già il canone anche nella seconda? Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto, dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Quindi, se il marito ha intestato la prima casa e la moglie la seconda, da questa regolamentazione sembra che la moglie non debba pagare perché è nello stesso documento anagrafico. Come funziona per la risposta alla tua domanda, caro Santo. Come funziona per un intestatario di più allacciamenti elettrici? Il canone è dovuto una sola volta per ogni nucleo familiare, anche in caso di intestazione di più allacciamenti elettrici. Poi c'è il problema dell'affitto, con l'inquilino che guarda la TV ma non ha la bolletta intestata. Su questo ci sarà da discutere, perché è un problema interessante. La presunta opera verso il soggetto residente in un luogo per il quale vi sia un contratto di utenza elettrica anche intestata ad un terzo
al versamento delle imposte, dovrà quindi essere obbligato l'inquilino in quanto detentore dell'apparecchio. E poi si va avanti, si va avanti. Io, cari amici, non pago il canone RAI da una vita, non è mai successo niente, anche perché se dovesse, mi dicevano che se dovesse essere, oh, stasera l'italiano è andato all'estero, se fossero venuti dei funzionari ad esibire e a richiedere il versamento, non possono entrare senza il permesso del proprietario, quindi devono stare assolutamente fuori casa. Questo era quello che disse. Minacciavano cose terrificanti, ma non è mai successo niente. Poi ci sono altre leggi, vabbè, dai, lasciamo perdere perché sono già quasi le 23. È stata una serata. Dimmi una cosa, Alfredo, il canone, quindi alla fine tutti saranno costretti a pagarlo. Tutti, tra luce e vino. Che pensano di beccare tutti, però io ho i miei dubbi, perché in Italia si dice fatta la legge, trovato l'inganno. Chissà se gli onorevoli, i parlamentari, i senatori, pagano il canone. Mai pagato in vita loro. Mai pagato in vita. Pagherà loro. Qualcuno per loro, dai. Ah, ecco ragazzi, ancora una notizia. I maggiori introiti del canone RAI saranno destinati all'ampliamento della platea di abbonati ultra 75enni esenti dal pagamento, portando il limite reddituale a 6.713,98 euro a 88.000. Gli interessati si possono considerare già esentati. La legge prevede la modalità per la costituzione di un fondo per il finanziamento dell'estensione di tale agevolazione. Io ho ancora 5 più 3, 8 anni per da pagare il canone RAI, poi sarò esentato. Bene, Alfredo. 22:57, siamo arrivati anche questo martedì. Esatto. La conclusione della trasmissione è stata, insomma, in parte seriosa, diciamo, assente drammatica per quanto riguarda la parte del bullismo. Sì, anche perché la parte più comica. Per quanto riguarda la parte del canone, ma lo Stato è comico, sono comico il Stato. Quindi non ho letto due notizie che sono molto importanti e vi parlerò, dato che sono notizie che sono al di fuori del tempo. Uno, si ritorna a parlare del caso Moro. E 12 ore prima del rapimento si sapeva già tutto quello che sarebbe successo. Un altro, parliamo della guerra in Iraq, del Desert Storm e tutte le implicazioni dell'Italia in questa guerra che ha sterminato intere popolazioni, con tutti le informazioni, addirittura dei numeri dei morti. Sono due eventi: il primo a 37 anni dopo il rapimento Moro, l'altro 25 anni dopo del 91, 25 anni dopo la battaglia in Iraq. Mi tengo queste notizie perché sono ancora molto importanti. Se tutto va bene, spero che tutto vada bene, apriremo le prossime volte con dei programmi dedicati ai giovani. In questo senso, saranno presenti, spero, martedì prossimo un caro amico che conosco da 15 anni, dal periodo dell'associazione di poeti di cui facevo parte, che ora è un grafico
è un pittore molto bravo e quindi parleremo dell'arte grafica e della pittura nei giovani. Un altro intervento invece riguarderà la musica. Il tema è sempre lo stesso, la musica classica, specialmente la musica classica, nelle nuove generazioni, nei nuovi gruppi, nei nuovi ensemble, come si dice, fatti da ragazzi laureati in strumenti, quindi ormai dei professionisti, pur avendo un'età molto giovane. Io credo che siano due trasmissioni interessanti e spero che ci siano molti giovani che le seguano, perché può essere uno stimolo molto importante. Questa volta un po' prevaricato, caro Sancio, ho preso la parola più del dovuto. Ho visto, però va bene così, va bene lo stesso. Ma siccome vi ho detto e come potete vedere alle mie spalle, sono a casa, là in fondo c'è il mio castello e qua qualche mulino a vento, mi sono sentito sollevato. Sai, quando si sente aria di casa, certo, si cambia. Comunque io vi saluto, cari amici, vi aspetto, allora, ripetendo, il mercoledì, venerdì su Radio Saius Radio, per il notiziario da Casalecchio di Reno, Bologna. E poi vi chiedo di visitare il nostro, perché fatto in collaborazione con Rosario, come anche la radio, il primo accenno di questo blog, che sarà poi ultimato con un emittente radio personale, che è bo.radiosaius.eu. A te la parola finale, almeno quella, Rosario. Quella me l'hai lasciata. Bene, cari amici, vi ricordo che con questa trasmissione Don Chisciotte e Mulino a Vento ci vedremo martedì 26 gennaio, sempre alle ore 22, sempre con l'amico Alfredo. Per quanto riguarda invece domani, 20 gennaio 2016, vi ricordo i due doppio appuntamento. Il mercoledì alle ore 18:30 con Spazio Aperto e alle ore 22 con Osservatorio Antimafia. Con questo è tutto, vi auguro meravigliose serate, una meravigliosa serata, meravigliose giornate, tutto quello che volete, e ci risentiamo fine settimana. Via. Esageriamo. E andiamo con l'arrivederci finale. È arrivato.